Un bambino di 8 anni si trova ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze in seguito al crollo di un controsoffitto. L'incidente è avvenuto ieri sera a Livorno in un negozio. Il piccolo è caduto da 3 metri riportando una frattura cranica e traumi facciali. Il locale, una friggitoria, era già chiuso al pubblico e il padre stava parlando con i proprietari quando il bambino è salito ad un piano superiore, ha scavalcato una ringhiera e si è messo a camminare sul controsoffitto di un soppalco che non ha retto il suo peso. Da Livorno il piccolo è stato trasportato in elicottero all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. A distanza di oltre 3 anni, un giudice di pace ha stabilito il risarcimento dei danni a favore di un trasportatore di Castelfiorentino e per la sua ditta di Santa Croce sull'Arno in provincia di Pisa, che rimase bloccato col camion a causa della celebre nevicata del 17 dicembre 2010, quando ci furono fortissimi disagi in Toscana e migliaia furono le persone intrappolate sulle strade. Per la neve l'autista rimase fermo 7 ore sulla strada 429 di competenza della provincia di Firenze, che dovrà pagare i danni. Cedimento strutturale al ponte mobile che collega direttamente la superstrada Fipilli alla Darsena Toscana, accesso alla parte principale del porto di Livorno. Il ponte, che risolve la viabilità per il porto, in particolare quella dedicata ai mezzi pesanti, ora è chiuso al traffico. Verso le 10, dopo il passaggio di uno yacht, il ponte si è richiuso, ma le cerniere di sostegno hanno ceduto e la carreggiata mobile dell'infrastruttura non è tornata a posto, rimanendo bloccata. Nessun veicolo è rimasto coinvolto.